Buongiorno e benvenuti in questo secondo giorno in Irlanda. Bello piovoso, come potete vedere. Ve l'avevo anticipato nell'ultima puntata che oggi avrebbe piovuto tutto il giorno, ma non per questo starò chiuso nel bed and breakfast. Sicuramente è il clima ideale per creare delle immagini un po' più emotive, più moody in inglese, un po' più scure, perché è quello che trasmette l'ambiente circostante. Sto anche girando questa parte con l'iPhone perché la DJI non è impermeabile e un tuffo in acqua se lo è già fatto, quindi vorrei evitare. In questo momento mi trovo a Fanadead, che potete vedere dietro di me. È un faro molto bello, ho già girato un po' per cercare un'eventuale composizione all'alba, che sarebbe il suo momento ideale, ma al momento appunto cercherò di creare invece un'immagine più emotiva. Ho posizionato già il treppiede in questa postazione. Come vedete adesso il mare è abbastanza calmo ancora. Dicevo, ho posizionato il treppiede qui in questo momento. Cercherò di riprendere un po' in primo piano queste rocce che sono molto interessanti. Guardate che hanno tutte queste crepe. E qui c'è anche qualche piccola piantina in fiore. Farò un'immagine in verticale e probabilmente cercherò anche di fare qualche prova di lunga esposizione. Come vedete la macchina è già tutta bella fradicia, sto montando il polarizzatore che ho tenuto coperto fino adesso, ma in realtà lo pulirò con un pannetto. Il treppiede è in una bella posizione critica, infatti devo stare molto attento a muovermi. Volevo farvi vedere più o meno la composizione che farò alla fine. Ho posizionato qui in avanti queste rocce, appunto, dove ci sono questi piccoli fiorellini che mi creano una linea che va verso destra. Qui c'è un po' di acqua, vedete così, ecco, c'è un po' di acqua che entra in questa apertura, in modo che mi possa creare una specie di S che mi porta poi al mio faro che è sullo sfondo. Come vedete il cielo è grigio, non ci sono molte nuvole grandi, un attimo che scurisco così lo vedete meglio. E ve lo faccio anche vedere dal vivo. Deciderò poi se fare una lunga esposizione per creare una specie di movimento oppure se creare un'immagine statica. Alla fine ho montato anche un ND per allungare l'esposizione. In questa maniera sono a 6 secondi e mezzo circa. Farò anche uno stacking per mettere a fuoco sia qui la parte in primo piano che la parte centrale e lo sfondo, anche perché ho fatto delle esposizioni diverse per scurire il cielo, ovvero ho fatto 6 secondi e mezzo qui nel primo piano e al centro, mentre ho fatto, come vedete adesso come è impostata la macchina, 3 secondi per fare lo sfondo. Ricontrollate sempre lo scatto fatto zoomando al 100% perché potrebbero esserci dei problemi. Per esempio nello scatto precedente, quando ho fatto lo sfondo, come vedete qua avevo pulito ovviamente il filtro, ma una goccia ovviamente ci può capitare, sta piovendo, quindi mi raccomando, ricontrollate sempre così avete la possibilità di rifare lo scatto. Per il momento penso di essermi infradiciato abbastanza, quindi metto via, metto ad asciugare le cose in macchina col riscaldamento a palla e vado verso il prossimo posto. Con l'acqua che sta facendo molto probabilmente non avrò molti video di intermezzo tra un posto e l'altro o di trasferimento, quindi vi metterò un po' di pecore che brucano. Thank you.
sono spostato un pochino più giù da Fanadead, adesso mi trovo al Great Cipolle d'Arch, che è quello che vedete qui davanti a me. Ovviamente le condizioni oggi sono pessime, quindi sto cercando di trovare un possibile rimedio a questa situazione. Intanto anche le mie condizioni di registrazione sono pessime, perché ripeto, sto registrando ancora con l'iPhone e il microfono l'ho attaccato alla macchina. Cerco di fare in fretta per evitare che ci vada acqua dentro. Ho pensato di creare una composizione del genere perché la marea è bassa adesso e quindi tutta questa zona qui davanti è completamente inutile. Ho provato ad andare in una zona più in là, ma non era per niente interessante. Allora ho cercato di sfruttare al meglio il primo piano per migliorare la mia situazione, per dare anche un minimo di colore alla situazione che troviamo davanti. E c'erano queste bellissime alghe giallo-verdi. Oltre al colore dei prati qui della scogliera, sono appunto gli unici colori che ci sono qui intorno. Allora ho detto, perché non sfruttarli, soprattutto con questo bel contrasto di queste rocce scure. Quindi ho posizionato, adesso inquadriamo un po' diversamente, ecco, circa così, questa piccola pozza con delle alghe che la circondano e questo sasso qui posizionato all'interno, la scogliera che si avvicina, il mare che si vede il minimo. In questa maniera, abbassandomi, ho anche tolto tutto il primo piano che è qui di dietro, che non è per niente interessante, e il nostro arco lo tengo qui in alto a destra. Ovviamente adesso il cielo è molto chiaro, quindi non si vede. Proviamo a scurire un attimino, così vedete com'è il cielo. Ecco, non ci sono delle gran nuvole, proverò a fare un'esposizione un po' più bassa per cercare di farle risaltare il più possibile, e credo che così l'immagine venga abbastanza equilibrata. Sono stato un po' al bed and breakfast a riposarmi, ma non sono riuscito a stare fermo. Visto che il tempo non sembra arrendersi e continua a peggiorare man mano che il tempo passa, era leggermente migliorato prima, ma adesso è tornato terribile come stamattina, anzi direi molto peggio, perché adesso c'è anche parecchio vento. Ho deciso di trasformare quest'ultima parte del video in un format che mi interessava fare, ma direi che è l'occasione giusta. Fotografia comoda, ovvero cercare posti da fotografare vicini alla strada, cioè che posso lasciare la macchina e in 10 metri arrivo nel posto dove poter fare uno scatto. Sono venuto nella zona del Monte Errigal e ci sono dei paesaggi incredibili, ma il tempo su era veramente brutto e non sono riuscito neanche a scendere dalla macchina per fare una foto. Adesso invece sono sceso un po' e sono arrivato in un lago che dà proprio sulla base del monte. Adesso provo anche a farvelo vedere. Quello là sotto la nuvola è il monte Errigal. Mentre di qua c'è il mio soggetto, ovvero quella cascata, non so se la vedete.
Sembrava interessante dalla macchina, è veramente imponente, probabilmente per le forti piogge che ci sono state tutto il giorno, l'hanno ingrossata. Adesso preparo tutta l'attrezzatura in macchina, infatti sono nei sedili posteriori, preparo già tutta l'attrezzatura in macchina, mi cambio al volo impermeabilizzandomi il più possibile e ci vediamo sul posto. Mi è rientrato. Terribile, terribile, terribile tempo. Infatti non ho portato nessuna telecamera di là, ho solo fotografato perché le condizioni sono veramente, veramente difficili. Spero sia venuto qualcosa di interessante. Sul posto facevo molto fatica a capire esattamente com'era, ho solo cercato di comporre esattamente come volevo. L'unica cosa che sono sicuro di aver cercato di fare è immobilizzare gli alberi perché col vento che c'è si muovevano e non volevo movimento, quindi ho fatto due esposizioni, una che comprendesse l'acqua, il torrente, quel che scorreva, e un'altra solo gli alberi, in modo che poi dopo li clonerò all'interno per immobilizzarli. Come foto comoda e accessibile lungo la strada, cosa c'è di più semplice che la strada stessa? Bene, direi che dopo quest'ultima inzuppata per oggi posso dire basta e andarmi a riposare. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!